Considerate ragazzi che la potenza di calcolo è veramente notevole, si parla fino a 3000 immagini con ground control point, i punti di controllo. Quindi si possono avere tranquillamente risultati professionali utilizzando questo tipo di applicazione. Andiamo a volare adesso con il Mini 2, facciamo qualche scatto e poi andiamo in ufficio e vediamo com'è semplice da utilizzare questa applicazione. Salve ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Oggi parliamo di fotogrammetria e lo faremo utilizzando un'applicazione che è una variante di web ODM che ho già provato e portato qui nel canale. Questa applicazione ha un'interfaccia grafica alla portata di tutti, è gratuita nella forma di installazione manuale, ha delle potenzialità infinite, è possibile infatti ricavare nuvole di punti, ortofmosaici, ortofoto, modelli tridimensionali, insomma un sacco di cose, e è un sistema aperto. Molti hanno provato a installarla, questa web ODM, hanno riscontrato problematiche, me l'hanno segnalato e mi hanno detto che non è facile. Lo so, non è facile, io non sono stato in grado di fare una guida perché a seconda della macchina che viene utilizzata possono esserci problemi di vario tipo. Però coloro che non hanno magari un computer performante, che magari non vogliono stare a impazzire con queste installazioni complicate, oggi vi parlo di una cosa estremamente interessante: Web ODM Fulmine. Web ODM Fulmine è sostanzialmente Web ODM con tutte le potenzialità e i vantaggi che offre Web ODM. Soltanto la differenza è che invece di utilizzare il nostro computer, Web ODM Fulmine utilizza dei server in rete. Invece di dover stare a fare delle installazioni complicate, Web ODM Fulmine è molto semplice da installare. Basta un semplice file eseguibile, lo facciamo partire e siamo pronti. Direte, è gratuita? Beh, non è gratuita, però ha un costo basso. Viene fornita con diverse modalità di pacchetti che vi spiegherò magari dopo, più avanti, quando restituiremo i file che andiamo adesso a registrare, cioè le foto che andiamo adesso a fare con il nostro DJI Mini 2. Quindi facciamolo volare e riprendiamo questa splendida chiesa che vedete qua nel mezzo della campagna toscana. Faremo qualche fotografia alla facciata principale, magari anche a un po' di copertura, e vedremo com'è facile da utilizzare questa variante di Web ODM, che ragazzi ritengo sia una delle applicazioni più interessanti che ci siano attualmente in circolazione. Beh ragazzi, siamo in volo con il DJI Mini 2, adesso andiamo ad impostare foto e mettiamo lo scatto a tempo. Nel mio caso utilizzerò 3 secondi come tempo di scatto per non dover andare a scattare manualmente le singole foto. Andiamo a posizionare adesso il Mini 2 sulla facciata anteriore, che oggi è una giornata molto ventosa, sicuramente si sentirà male la mia voce, però comunque dobbiamo realizzare questo modello tridimensionale. Faccio partire gli scatti. Ecco, quello che conta è andare a sovrapporre le singole immagini di un buon 70-80%, quindi occorre fare attenzione, anche se andiamo in manuale, a spostarci, però non di molto, di modo che le immagini poi siano sovrapponibili. Vedete, la condizione non è ideale in quanto ho delle ombre. Considerate che quando facciamo rilievi tridimensionali o comunque facciamo questo tipo di lavoro di fotogrammetria, dobbiamo tentare di avere una luce più morbida e uniforme possibile. Okay. Scatto. Direi ci siamo. Stoppo gli scatti automatici e faccio atterrare il Mini 2. Se questo tipo di argomento vi interessa, ragazzi, iscrivetevi, è gratuito, basta cliccare qua sotto su questo tastino iscriviti e è gratuito.
Adesso procediamo a vedere come elaborare queste foto e vi farò vedere una cosa straordinaria. In questo video vedremo il rilievo di questa facciata in pochi e semplici passi, con questa applicazione a basso costo, veramente professionale. Bene ragazzi, abbiamo fatto circa 100 scatti fotografici, abbiamo ripreso la facciata, parte della copertura. Andiamo sull'applicazione, su questo sito internet, si chiama webodm.net. Andiamo a vedere intanto il costo di questa applicazione. Questa applicazione è una sorta di applicazione prepagata, può essere fatto un piano d'abbonamento flat oppure acquistare dei crediti. È possibile comunque utilizzarla gratuitamente, in quanto ci vengono forniti 150 crediti per il primo utilizzo. Possiamo fare una simulazione, ad esempio se io ho da elaborare una superficie vasta per la quale mi occorrono circa 500 foto, posso fare un preventivo e vedere che 500 immagini corrispondono a circa 222 crediti e il costo è circa 5 euro, quindi di fatto 1 euro ogni 100 immagini. Se naturalmente andiamo a aumentare il numero di immagini, il costo in proporzione diminuisce, non di molto. Ci viene fornito comunque una prova che è possibile utilizzare, quindi andiamo a fare subito una prova. Occorre fare l'iscrizione cliccando qua su iscriviti. Io ho già fatto l'iscrizione, quindi procedo al login. Vedete, qua in fondo ho 150 crediti. Quindi 150 crediti, abbiamo detto che sono molte, molte fotografie. Procediamo a fare il download dell'applicazione, download desktop app. Una volta scaricata andiamo a farla partire, WebODM Lightning, ci siamo. Vedete, l'interfaccia grafica è la stessa di WebODM. Come dicevo, l'unica differenza, questa lavora sui server online, quindi anche se avete un computer pessimo potete utilizzarla. Inoltre è facilissima da installare, basta far partire l'applicazione e la installiamo tranquillamente. Quindi a questo punto andiamo, come al solito, su aggiungi progetto, digitiamo il nome, chiesa, descrizione opzionale, creo progetto e vado a selezionare le mie immagini. Seleziono i miei 100 scatti circa. Qua in fondo posso andare a ridimensionare il numero, posso scegliere il numero dei pixel che deve avere un'immagine in base alle mie necessità. Nel mio caso lo lascio di default e posso andare anche a modificare qual è il risultato finale che io voglio ottenere. Nel mio caso 3D model, voglio vedere il modello tridimensionale, quindi vado su rivedi e avvia elaborazione. Il processo sarà velocissimo, anche se io ho una macchina potente e comunque si difende bene anche con WebODM installato proprio sull'hard disk di questo PC. Con questa applicazione, ragazzi, si bruciano veramente i tempi di elaborazione. Vedete, sta già procedendo all'elaborazione, lo vediamo su questa barra di riempimento verde. Qua, cliccando, possiamo anche avere ulteriori informazioni per capire qual è lo stato dell'elaborazione. Attendiamo che finisca l'elaborazione, è tutto molto veloce, e poi vediamo il risultato insieme. Siamo nell'interfaccia grafica, benvenuto, grazie, per creare una mappa premi su selezione immagini e ground control point e trascina le immagini in un progetto, è tutto molto semplice. Sono necessarie almeno 5 immagini per fare l'elaborazione, le immagini devono essere sovrapposte almeno del 65% o più. Per un migliore 3D le immagini devono essere sovrapposte per almeno un 83%. Come vi dicevo, è meglio stare sopra l'80% di sovrapposizione tra gli scatti. Un ground control point è opzionale, ma aumenta la precisione della georeferenziazione. Cos'è, ragazzi, un ground control point? Un ground control point è un punto di coordinate note.
Occorre in questo caso, se vogliamo, un rilievo con una precisione centimetrica da utilizzare in ambito professionale, che vengono posizionati a terra dei target, sono le classiche immagini con una X rossa visibili dal drone, e che queste vengano misurate con un sistema GPS RTK. Cos'è un sistema GPS RTK? È un GPS che viene utilizzato dai topografi in ambito professionale. Possiamo procedere a dire al programma quali sono le coordinate e lui farà tutta una serie di elaborazioni, calcolerà il modello in base a degli algoritmi che tengono di conto di queste coordinate. E questo ci consente di avere un modello tridimensionale centimetrico da utilizzare in ambito professionale. È stato molto veloce a completare il processo e adesso andiamo su Vedi modello 3D. Oh, molto bene! Posso vedere la tessitura muraria nei più piccoli particolari. Guardate, bella questa gronda in laterizio con il mattone incrociato a spina, cosa che non si vede, non viene più fatta da tanti anni poiché richiede una lavorazione veramente importante. Ma guardate, bella, posso avere il dettaglio di tutti i particolari che compongono questa facciata. Ma non solo, questi particolari sono in scala. Io posso andare a misurare, ad esempio, se io voglio vedere quanto è largo questo punto luce, guardate, 1,05 m, tutti i particolari sono in scala. Guardate bella la porta, tutti gli elementi in rilievo. Per fare, diciamo, una ricostruzione dettagliata di questo tipo, chi ha fatto architettura magari lo saprà meglio, ma potevano correre giorni veramente a osservare il prospetto e a riportare su carta tutti questi dettagli. Qui abbiamo tutto a disposizione e abbiamo impiegato, non lo so, forse 15 minuti per realizzare questo. Vedete, posso ad esempio andare a misurare l'area, mettiamo il caso debba, diciamo, contattare il falegname per fare un restauro della porta, voglio vedere quanti metri quadrati sono. Se io voglio sapere quant'è l'altezza del colmo, basta semplicemente che vada a cliccare su misura altezza, clicco su un punto qui, clicco su un punto a terra e... come per magia, vedete, 11 metri e 17 è l'altezza del colmo. E possiamo ricavare un orto mosaico in formato TIFF, un modello digitale di elevazione in formato TIFF, una texture 3D in formato OBJ, un formato compatibile, aperto, con Blender, con qualsiasi tipo di programma tridimensionale. Oppure possiamo avere una nuvola di punti in PLY, CSV, formati compatibili con, per esempio, Cloud Compare, un'applicazione estremamente potente e gratuita, utilizzabile in ambito professionale. Guardate bene questa applicazione perché questa per me è veramente il top. Loro la paragonano a Pix4D, un'applicazione simile che però dicono ha delle caratteristiche inferiori. Infatti si possono elaborare meno immagini e anche i progetti sono limitati, è più costosa e ha una potenza inferiore. Quindi questa è la vera svolta. Se volete provare a utilizzare il drone in ambito professionale, provate WebODM Lightning. Io ragazzi non prendo nessuna provvigione da questo video, ma questo video per me è a scopo divulgativo. In tanti me lo chiedete, in tanti mi chiedete come fare per fare rilievi tridimensionali. Io quello che posso fare è fare questi video, queste guide che servono per tutti. Quindi ragazzi, adesso non ci sono più scuse per provare questa applicazione. Se volete provare a utilizzare il drone in ambito professionale, se avete da realizzare rilievi, progetti su edifici, adesso non ci sono più scuse. Basta un drone, un'applicazione, vi ho fatto vedere come procedere con questa che non richiede nessun tipo di competenza informatica precisa e il costo è un costo bassissimo.
Adesso voglio sapere però voi cosa ne pensate. Se avete dei dubbi o volete richiedermi alcuni consigli, scrivetemi qua sotto nei commenti. Io ragazzi vi invito a iscrivervi al canale come al solito, perché ritengo che questo tipo di contenuto possa essere un contenuto interessante per chi utilizza il drone. Quindi supportatemi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo in nuovi video, alla prossima. Ciao!